Niente, ho pensato così di almeno sognare un pochettino di essere in chiesa. Tra l'altro in questo momento siamo in streaming, per cui anche coloro che hanno abitudine di seguirci sul nostro canale ufficiale della chiesa, se si sono sintonizzati ci possono vedere. Per cui un po' stiamo ritornando un po' indietro. Un anno fa eravamo in completo lockdown, È vero. abbiamo goduto di tante cose buone, anzi il nostro lockdown in questo momento comunque permette più flessibilità rispetto al passato. Però ecco, rimane sempre una costante, cioè che di sabato in sabato il popolo di Dio viene ad adorare Dio. È una cosa bellissima questo collegamento e questo appuntamento che noi abbiamo. Legato non alle situazioni contingenti dell'umanità, cioè qualsiasi cosa succede nel mondo, il sabato arriva puntuale, senza nessun ritardo e offre la possibilità a noi di fermarci, staccarci, che ci possa Alla. essere Sei una questo. pandemia o se qualsiasi altra cosa, ma diventa sempre un momento per noi per, come dire, adorare Dio. Per cui così chiedo di chinare il vostro capo, avremo un breve momento di riflessione per prepararci all'ascolto della parola di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, anche se a distanza, ma di fatto forse. Che sia migliaia di chilometri, di anni luce. Dicevo, anche se a distanza, però tra di noi non siamo in chiesa, ma siamo. Le nostre case vogliamo ricordarci che siamo accomunati da un momento importante, è il tuo santo giorno e adoriamo insieme. E aiutaci affinché ciò che dirò e anche ciò che verrà ascoltato possa in qualche modo toccare il cuore di ognuno. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci avviciniamo al periodo di Pasqua. E allora ho detto perché non riflettere su ciò che avviene in quel periodo, che non è soltanto la morte di Dio, ma è soprattutto la resurrezione. Se Gesù non fosse risorto, anche se avesse espiato i nostri peccati sulla croce, avremmo perso, non ci sarebbe stato nulla. Per cui la grande novità è che uno dei tanti eroi che sono apparsi nella vita. Questo eroe muore ma risuscita, gli altri eroi muoiono e basta, e non succede nient'altro. Ci troviamo in Giovanni, al capitolo 20. Io leggerò alcuni passaggi di questo capitolo importante, però poi invito ognuno di voi così a sfogliarselo, magari durante la giornata di sabato oggi, rivedere un po' questo brano. Il brano è dal Giovanni capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 18. È il momento della risurrezione di Gesù, è il momento in cui l'umanità scopre Gesù risorto. È un brano crepuscolare. Chi si ricorda la letteratura, quando studiavamo poesia, c'erano i brani crepuscolari, perché non i brani solari, i brani della celebrazione, sono i brani un po' intimisti, un po' in sordina. È un brano crepuscolare, dico, uno perché non si svolge di giorno, si svolge durante la notte, per cui la notte noi assumiamo un pochettino una postazione diversa, almeno per chi non dorme. Chi è sveglio di notte vive quei momenti in maniera diversa rispetto a chi sta sveglio di giorno. Ma anche crepuscolare perché parla di dubbi, parla di vuoto esistenziale. Parla di domande che ti scuotono in qualche modo. E allora è interessante perché poi, diciamo, questo brano, per cui dal versetto 1 al versetto 11 di Giovanni 20, è un brano cornice. Perché? Anzi, andiamolo a vedere, forse riesco a spiegare meglio questo concetto. Allora, Giovanni capitolo 20, versetto 1, dice quanto segue. Ora il primo giorno della settimana, la mattina per tempo, mentre era ancora buio, Maria Maddalena venne al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Per cui un primo lato di questa cornice è Maria. Siamo di notte, abbiamo visto, ha realizzato, Maria che arriva al sepolcro.
Al versetto 11 abbiamo sempre come protagonista Maria e dice: Maria se ne stava al di fuori presso il sepolcro a piangere. E mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro. Per cui il vissuto di Maria è la cornice dentro la quale si sviluppa questo brano. Abbiamo Maria che arriva alla tomba e abbiamo Maria che rimane lì alla tomba. È interessante questa cornice perché dentro la cornice si sviluppa poi il quadro, un po' come dentro un canovaccio si sviluppa una storia. E in questo quadro i protagonisti che entrano sono Pietro e Giovanni. Infatti, ricordate, al versetto 1 abbiamo Maria che arriva, dopo l'arrivo di Maria arrivano i due discepoli, Pietro e Giovanni. Se andiamo al versetto 2 e 3, leggiamo. Allora corse bene da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiamo posto. Per cui Pietro e Giovanni in questa scena arrivano dopo, Maria li ha anticipati, ma è interessante che non soltanto loro arrivano dopo, ma se ne vanno via prima di Maria. E infatti al versetto 10 leggiamo: I discepoli dunque se ne tornarono a casa. Per cui riassumiamo il quadro. Nella cornice esterna, quella che delimita la storia, abbiamo Maria che arriva alla tomba e Maria che rimane alla tomba. Dentro questa cornice abbiamo i discepoli che arrivano dopo Maria e se ne vanno via prima di Maria. È un po' come se loro entrano nel quadro, come entrano nello schermo, prendono e vanno via poi dall'altra parte. Interessante questa cornice perché ci aiuta a capire che cosa di nuovo porta Maria in questa storia rispetto ai due uomini, e purtroppo la nostra categoria in quel momento non ha fatto grande onore, cioè ai due discepoli. Maria e i due discepoli sono accomunati da uno stesso vissuto, ok? Cioè quale? Che non capiscono che cosa sta succedendo in quel momento dentro in questa storia, in questa tomba vuota. Quando 9 leggiamo, non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Per cui Pietro e Giovanni non capiscono, non sanno dare un nome a quello che sta succedendo, ma anche Maria non è Ci vuole tutto. brava in questo punto. Infatti dice di Maria, al versetto 11, la prima parte, ma Maria se ne stava di fuori presso il sepolcro a piangere. E da questo punto di vista, sia Maria che i discepoli sono sullo stesso piano, ok? Sono perplessi, non capiscono, non hanno capito il messaggio di questa risurrezione. Però Maria ha un punto in più, perché in questa storia i discepoli entrano nella storia, non capiscono. E se ne vanno via. È quello che succede spesso all'umanità, a alcuni cristiani che entrano nella chiesa, entrano nella fede, perché comunque sono credenti e sono animati da buone intenzioni, però poi se ne attaccano e succedono nella loro vita delle cose che non capiscono. Come Pietro e Giovanni, cosa fanno? Vanno via. Queste persone entrano nella fede per capire razionalmente e accettano la fede non in maniera umile di fronte a Dio, ma l'accettano perché loro l'hanno compresa, cioè loro sono al di sopra della fede. L'hanno compresa, quando io comprendo qualcosa vuol dire che lo controllo, lo posseggo. È un po' come quando compriamo un elettrodomestico e ci troviamo spiazzati, ci sentiamo sudditi di questo elettrodomestico perché non sappiamo come funziona. Allora poi dopo iniziamo, ci leggiamo il libretto delle istruzioni, impariamo tutti i tasti e quando abbiamo fatto queste cose diciamo, ah, ora cosa? Abbiamo ricreato il rapporto di autorità. Io controllo il mio elettrodomestico. Mi ricordo quando nostro figlio ha comprato un televisore nuovo in casa nostra ed è arrivato con i nuovi telecomandi. Noi eravamo abituati ai vecchi telecomandi in cui che ne so, per i canali c'è scritto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i numeretti, uno schiaccia e fa questo. Questo telecomando non aveva numeretti.
Dico, come si fa a cambiare canale? E io mi sentivo incapace, mi sentivo quasi deficiente di fronte a questa situazione. Ho Simba. schiacciare una sequenza particolare per poter, come dire, cambiare canale. Solo quando io ho scoperto questa cosa, mi sono sentito il nuovo padrone di quella televisione. Ho riacquistato il ruolo in quella casa. Ecco, molte persone con la fede fanno la stessa cosa. Accettano Dio solo perché loro lo hanno compreso, perché loro lo possono controllare, hanno scoperto i segreti per controllare, hanno scoperto come pregarlo per poter avere le risposte che noi vogliamo, hanno scoperto come adorarlo per poter controllare la divinità e il sacro. E per cui Pietro e Giovanni in questo peccano di orgoglio spirituale, non capiscono. Invece di aspettare in maniera silenziosa, umile, vanno via. In questo Maria è un esempio, perché Maria rimane. Pietro e Giovanni fanno lo zapping della fede. Vedete presente ora questa moda, lo zapping? Cioè, per zapping si intende quando noi, col telecomando in mano, vediamo un canale, poi non ci piace un programma e cambiamo, e poi cambiamo, e poi cambiamo. Una cosa che non si sarebbe mai potuto fare quando ero piccolino, ad esempio. Mi ricordo quando ero piccolino, per cambiare canale bisognava andare al televisore e schiacciare il pulsante. E per cui piuttosto ti sorbivi quel programma che non ti piaceva, piuttosto che ogni volta alzarti e andare davanti alla televisione. Ora invece noi siamo padroni anche in questo, siamo un po' degli dèi che cambiamo il mondo, almeno quello che ci arriva attraverso la televisione. E per cui con questo telecomando noi cambiamo, cambiamo fino a quando troviamo qualcosa che ci piace. E per molte persone la fede è un po' come lo zapping. Mi fermo quando trovo qualcosa che a me piace. Non sono io che adoro il Dio, ma è Dio che è al mio servizio. È il Dio che mi deve intrattenere. E se a un certo punto io perdo interesse, schiaccio il pulsante. Dicevo, Maria non fa questo. Maria, e non i discepoli, riceve l'onore di incontrare il Maestro. E lo incontra lei e va a annunciare ai discepoli, anche a coloro che erano in quel momento nella scena con lei, perché Pietro e Giovanni, se fossero rimasti dentro quel quadro, dentro quella cornice, avrebbero anche loro incontrato il Maestro e sarebbero andati in tre ad annunciare all'umanità questo. Invece no, loro hanno perso una grande opportunità. Questo processo di scoprire il maestro è molto graduale. Forse quando, no, forse sicuramente la Bibbia ci dice che quando Dio ritornerà sarà in maniera molto più lampante. Dice che anche quelli che lo hanno trafitto lo riconosceranno, luci, tuoni, lampi dal levante al ponente. Però qui in questo momento di apparizione è molto discreto. E se mi volete seguire lo andiamo a vedere insieme. Atti capitolo, scusate, sempre Giovanni al capitolo 20, al versetto 13, questa scoperta inizia ad esempio con un estraneo, un angelo, anzi degli angeli che annunciano, sono degli estranei, Maria non lo riconosce, ok? E dice, ed essi gli dissero, donna, perché piangi? Perché c'è un piccolo passaggio, ancora non ha incontrato il maestro, Però dal cielo arriva un segnale, un messaggio che ti dice, alza le antenne e guarda la realtà da una prospettiva diversa. Questa mattina nella nostra comunità di Cesena, durante il momento della scuola del sabato, ho ascoltato una esperienza che non ve la voglio, posso raccontare perché darò poi l'onore a chi l'ha raccontata nel piccolo di farlo anche in chiesa. Ma un'esperienza comunque forte, in un momento di dubbio, in un momento di tentazione, in un momento di difficoltà, appare un segnale molto chiaro, molto forte, che possiamo anche, diciamo, e anche ignorare, però è talmente evidente che ci dobbiamo veramente fermare. Ecco, gli angeli fanno con Maria questo e dicono: non piangere, donna. E lei accetta questo stimolo e per cui si ferma. Poi a un certo punto la storia evolve e dopo questo estraneo che mette in evidenza che sta per succedere qualcosa di importante, abbiamo Gesù, anche se in incognita ancora. Maria incontra Gesù ma ancora non lo riconosce.
Al versetto 15 leggiamo: Gesù le disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? Perché in quel momento ancora Gesù non è rivelato, va bene? Però Maria, che ha avuto la pazienza e la costanza di rimanere dentro quella cornice, la cornice della fede, sta preparando a scoprire, avere l'incontro più stupendo di tutta l'umanità. E per cui Gesù si sta rivelando, ancora non si è scoperto del tutto, è in incognita, c'è una maschera, oppure c'è un velo, oppure dentro la nube, non sappiamo, c'è qualcosa di particolare. Però Maria è lì, ancora paziente, non è andata via dalla scena, non sta facendo zapping, perché lei ha detto che deve incontrare il maestro, lo vuole incontrare. E poi il versetto 16 finalmente si rivela, perché Gesù le disse Maria, prima la chiama donna, qualsiasi persona potrebbe chiamarla donna, io non ti conosco. Poi a un certo punto Gesù dice, ora esco allo scoperto, ti chiami in un modo che soltanto chi ti conosce potrebbe fare, Maria. E in quel momento lei dice, maestro, Rabbunì, che bell'incontro, che incontro stupendo, che evoluzione che avviene in questa storia, nella quale Maria, con pazienza e con costanza, scopre il maestro. Questo volevo fare una piccola riflessione, una considerazione, dopo ritorniamo di nuovo su questa scena, del perché avviene durante la notte. Non è un caso. Nel senso che nel libro di Giovanni il tema delle tenebre e della luce è un tema molto caro, è un tema che ritorna spesso. Gesù nel libro di Giovanni, nell'Evangelo di Giovanni, viene definito la luce del mondo, colui che viene a rischiarare il buio. E allora, per poter apprezzare la luce, io la luce la devo vedere nel buio, perché durante il giorno non mi accorgo che c'è la luce. Se io sono la luce, devo per forza apparire durante la notte, durante le tue tenebre. Solo in quel modo tu ti rendi conto che la luce sta arrivando da te. Il primo grande incontro che avviene, ad esempio, tra Gesù e l'umanità viene di notte, Nicodemo. Nicodemo, che vuole scoprire qualcosa in più, incontra il maestro durante la notte. Nel prologo di Giovanni, cioè nel primo capitolo, si dice che Gesù è la luce e che l'umanità vive nelle tenebre. Più volte in questo Evangelo scopriamo che Gesù invita l'umanità a camminare nella luce. Lo fa col cieco, a cui ridà la vista, cioè può vedere la luce. Lo fa con Lazzaro, che lo tira fuori da una tomba buia. Ma non solo. Tutte le rivelazioni del Gesù risorto avvengono tra la notte e il giorno. Non ci avevo mai fatto caso. Ah, sono qui. Al versetto 1 di Giovanni capitolo 20, se andiamo a leggere, Giovanni capitolo 20, versetto 1 dice: Ora il primo giorno della settimana, la mattina per tempo, mentre era ancora buio. Per cui abbiamo Gesù si rivela e c'è buio. Poi Gesù appare ai discepoli per la prima volta, e lo fa quando è buio. Versetto 19. Or la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro. E la sera, non lo fa durante il giorno. Se lui è la luce, lui deve per forza apparire in un momento in cui sono le tenebre, perché solo in quel momento io scopro la potenza che lui ha, perché soltanto chi è luce può dissipare le tenebre. Gesù riappare la seconda volta ai discepoli di nuovo all'alba, tra la notte e il giorno. In Giovanni capitolo 21, versetto 3 e 4 dice: Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, anche noi veniamo con te. Uscirono e montarono nella barca, e quella notte non presero nulla. Ora, essendo già mattina, Gesù si presentò sulla riva. Per cui Gesù appare, e i discepoli, quando si va a pescare, si va durante la notte e si torna verso l'alba, cioè in questo passaggio tra il buio e il giorno. E non si arriva a mattina già avanzata, perché il pescatore poi torna. Ora non so all'epoca com'era, però io avevo un vicino di casa che era un pescatore, e una volta ho
avuto la sfrontolata idea di dire: ah, mi piacerebbe venire una volta con te. E non ha realizzato a cosa andavi incontro. Lui aveva la sua barca che si spingeva molto, molto al largo. E per cui dice: bene, Roberto, stanotte alle 2 usciamo. Come alle 2? Io pensavo intorno alle 5. Dice: no, noi alle 5 siamo già di ritorno. Per cui alle 2 usciamo al buio e poi bisogna tornare non troppo tardi perché bisogna andare al mercato, portare poi tutti i pesci pescati perché possono essere pronti per la vendita. Per cui Gesù appare ancora una volta al buio. E mi sono fatto, non solo una domanda, mi è venuto in mente che quando io ho vissuto a Villaurora, che è un collegio che appartiene alla Chiesa Avventista, una scuola convitto dove i pastori che vanno, devono studiare teologia vanno lì, e ovviamente essendo in una città diversa dove uno abita è anche una scuola convitto. E per cui ricordo che i dialoghi più belli e più profondi che io ho avuto con i ragazzi, che anche loro erano in quella scuola, erano quelli che venivano la sera tardi, quando tutto era interrotto. Durante il giorno eravamo impegnati a fare 20.000 cose, a studiare, a giocare, a divertirci, a godere della vita. Poi all'epoca poi era un tipo di educazione molto più spartana rispetto adesso, per cui c'erano anche diversi minorenni in questo istituto, per cui alle ore 20 si staccava la corrente per andare a dormire. Poi ovviamente noi di dormire non avevamo assolutamente nessuna voglia, per cui avevamo le candele, le pile, però entravamo in questa modalità notte. E ancora giocavamo, spesso facevamo grandi partite anche a carte, alla sera, a lume di candela. Però poi dopo, finito quel momento del gioco, avevamo voglia di chiacchierare ed era in quel momento che noi ci aprivamo, in quel momento che noi parlavamo dei nostri dubbi, delle nostre, i nostri sogni, delle cose più belle. Penso che le cose più grandi che noi abbiamo vissuto è stato proprio in quel momento. È vero che la notte è il momento degli incubi, ma la notte è anche il momento della riflessione. Quando ci svegliamo durante la notte o non riusciamo a prendere sonno, e non possiamo andare a fare le nostre attività abituali, non possiamo andare a stirare, lavare, fare altro. Che cosa facciamo? Pensiamo. Durante la notte, quando la nostra mente è un po' più riposa, affiorano desideri, idee. Nella notte, forse, è il momento in cui riusciamo a essere un po' più umili nei confronti dell'umanità, nei confronti di Dio come umanità. Nel momento in cui Dio può prendere veramente la guida della nostra vita. E allora penso sempre attraverso questo Vangelo di Giovanni, capiamo come in Gesù viviamo questo paradosso della luce e delle tenebre. È un paradosso perché da una parte Gesù ci invita a non camminare nelle tenebre. Ci sono alcuni testi nell'Evangelo di Giovanni dove dice: non camminate nelle tenebre, voi che siete figlioli della luce. E poi un altro testo ci dice che in Gesù lui ci fa uscire dalle tenebre. Per cui dice, da una parte noi dobbiamo andare via dalle tenebre, quasi sia un posto da tenere. Ma d'altra parte, proprio all'inizio di questo Vangelo, Giovanni capitolo 1, versetto 9, leggiamo: la vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Cioè la luce di Dio non ha paura delle tenebre. Cioè in quel momento nel quale noi potremmo sì maturare una riflessione profonda, però potremmo avere anche paura. In quella notte in cui possono affiorare i nostri dubbi, le nostre perplessità, sapere che qualcuno ha quel potere che se entrasse in quel momento in quella stanza diventerebbe immediatamente giorno. La paura delle nostre tenebre. Anzi, Gesù ci accompagna fuori dalle nostre tenebre. Ecco il senso di quella storia che abbiamo visto di Maria, di quel quadro, di quella cornice. Maria arriva e Maria rimane. I discepoli che non hanno questa costanza, che entrano dopo e se ne vanno via prima, non hanno questa gioia di vedere questo primo incontro con Gesù. Però anche a loro Gesù rivela, dona la stessa opportunità perché si rivela sempre di notte, proprio per ricordare che Dio ha vinto la notte. Anche il Salmo 23, che è un salmo conosciuto, che
tante persone imparano a memoria fin da piccolini, fanno questo riferimento, dice, quand'anche camminassi nella valle dell'ombra, a parte che poi c'è anche la morte, che è ancora più inquietante, però la valle dell'ombra, e se c'è qualcuno di voi che è appassionato di montagna, sa che camminare una valle all'ombra non è piacevole. Una valle all'ombra, il freddo arriva molto prima. Una valle all'ombra, se ha nevicato, rimarrà ghiaccio lì. Una valle all'ombra vuol dire che siamo nascosti. In Val d'Aosta, la valle c'è un lato della valle che è nascosta al sole, nel senso che il sole non riesce a scavalcare la montagna che è di spalla a questa valle. E per cui, quando arriva novembre, in quella parte della valle, arriva l'ombra e se ne va via a marzo. Cioè gli abitanti di quella zona non vedono il sole mai, di fronte hanno l'altro lato della vallata dove è tutto ben illuminato dal sole e loro non vedono mai, mai, mai il sole. Le case costano molto meno, per cui al limite uno ne può approfittare, però è molto triste. Una valle all'ombra è un po' inquietante. Ed è non per nulla Davide dirà quand'anche camminassi nella valle dell'ombra. Ecco, questo brano, questa resurrezione, oltre a celebrare la vittoria di Dio sulla morte, mi ricorda questo, che Dio ha vinto anche sulla nostra ombra, sulla nostra notte, che noi possiamo, nella nostra attesa e nella nostra costanza, ricordate, Maria scopre Dio perché ha avuto la costanza di rimanere dentro quella sua cornice. Ognuno di noi ha una cornice dentro la quale sta. A volte ci siamo un po' più stretti, a volte siamo molto più a nostro agio, a volte è una cornice leggera da portare, a volte è una cornice abbastanza pesante, ma dentro quella cornice non abbiamo modo di incontrare il Signore. Lui è un elemento di speranza per le nostre gioie, per le nostre vittorie, per i nostri soli, ma anche per le nostre ombre. E volevo terminare con un testo che si trova in Giovanni, al capitolo 8, versetto 12, proprio un versetto che celebra questa caratteristica di Gesù, il nostro Salvatore. Giovanni, capitolo 8, versetto 12, e dice quanto segue. Or Gesù parlò loro di nuovo dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue camminare nelle tenebre tra la vita. Ecco, che il Signore ci dia la possibilità di poter celebrare questa certezza e che anche quando noi camminiamo nelle tenebre, avere la sicurezza che noi abbiamo un Signore della luce e se noi camminiamo con Lui, di fatto avremo la luce. Che Dio ci benedica, ci accompagni in questa giornata di sabato e anche nella settimana che seguirà. E non mi rimane che poter ancora una volta pregare insieme con voi per salutarci. Padre nostro sei nei cieli, grazie per la tua parola che ci guida, che ci ispira, grazie per questa luce, luce che anche se a volte la percepiamo come debole, ma rischiara, ci permette di camminare durante la notte, ci permette di affrontare anche le nostre difficoltà, le nostre ansie, anche questo momento non semplice della pandemia che è da un anno che ci attanaglia e che e a vari livelli dà peso e difficoltà al nostro cammino. Ecco, aiutaci a ricordare che tu sei questo Dio della luce che ha vinto le tenebre e che quando tu un giorno ritornerai vedremo pienamente, ora vediamo solo quasi un po' offuscato, ma vedremo pienamente questa luce e vedremo pienamente questa nuova risurrezione per l'umanità. Accompagnici nel nostro cammino e grazie per quello che tu sei, quello che tu fai per noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, allora cari fratelli e sorelle, anche coloro che ci seguono in streaming, se c'è qualcuno, buon sabato a tutti. Possiamo azionare i nostri microfoni per salutarci in maniera gioiosa. È giorno, per cui non stiamo disturbando i vicini, possiamo fare un po' di confusione. E niente, ci vediamo sabato prossimo per continuare a lodare e celebrare Dio insieme. Buon sabato a tutti allora. Ciao. 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 Ciao.
Ciao, ciao. Ah, ciao a tutti.